Ciao e benvenuto in questa lezione di Pilates livello intermedio avanzato. Sdraiati al pavimento, fai aderire bene tutta la schiena al pavimento, stendi la gamba sinistra al pavimento, tallone sinistro che spinge lontano, ginocchio destro al petto, lo prendo da sotto. Stendo e piego la gamba destra per un po' di volte in modo morbido, non dare strattoni, siamo ancora all'inizio. I gomiti sono aperti, le spalle sono lontane dalle orecchie. Stendo e piego. Con il tuo tempo, cerca di tirare bene tutti i muscoli e mobilizzare il tuo ginocchio e la tua anca e anche la caviglia. Rilasso, cambio gamba. Porto il ginocchio sinistro al petto e stendo la destra al pavimento. Stendo e piego. Ricordati della gamba di terra che continua a spingere lontano. Rilasso. Appoggio tutti e due i piedi al pavimento. Faccio aderire bene la colonna al pavimento. Appoggio i piedi giù, ginocchia e piedi unite, mani lungo il corpo. Inspiro, tiro dentro la pancia, trattengo la pipì, butto fuori, chiudo le coste, le mani camminano verso i piedi e salgo su. Con la colonna cervicale perfettamente allineata. Salgo e scendo. Occhio a non portare troppo il mento verso lo sterno. Cerca di tenere sempre lo spazio di una mela o di un pugno tra il mento e il tuo sterno. Salgo e scendo. Diciamo che ne faremo 10. Se oggi non te la senti o se vuoi farli un po' più lenti, puoi farne anche meno. Rimango su con la testa, porto le ginocchia verso il naso. Scendono i piedi, appoggio solo le punte, la testa rimane su e ritornano al naso, le ginocchia. Scendo con le punte e ginocchia al naso. Occhio a non buttare in fuori la pancia e se ti fa male il collo, metti le mani dietro la nuca. Anche qua diciamo che ne facciamo 10, ma se tu vuoi farli più lenti, oggi puoi. Ricordati sempre di ascoltare il tuo corpo in base a quello che puoi fare oggi. Rilasso, lascio bene il collo e lascio gli addominali. Ricordati che rilassare il collo tra un esercizio e l'altro è sempre molto importante. Adesso porto le mani dietro la nuca, le ginocchia al petto, porto su la testa. Rimango su, stendo le braccia indietro in linea con le orecchie e le gambe in avanti e ritorno sia con le mani dietro la nuca che con le ginocchia al petto. Stendo e piego, anche qua diciamo che ne faremo 10. Quando torno sostengo bene la testa e la rilasso nelle mani. Mi concentro sul risucchiare l'ombelico e trattenere la pipì. Non inarcare la schiena, se senti male puoi mettere un cuscino sotto il sacro. Piego, rilasso la testa. Rilasso le gambe, riporto le mani dietro la nuca, tutte e due le ginocchia al petto. Vado su con la testa, stendo
Tendo la gamba sinistra, porto l'ascella sinistra verso il ginocchio destro. Occhio non il gomito, ma l'ascella. Inspiro e quando butto fuori scambio. Inspiro e butto fuori scambio. Anche qua ne faremo 10, o se non te la senti, meno. L'importante è che tu non vada col gomito verso il ginocchio, ma con l'ascella. Il gomito ci deve andare di conseguenza. Rilasso, lascio tutto. Ascolta sempre che il respiro non sia bloccato in alto, ma che sia in fondo, fino al pube, la pancia si deve muovere. Riporto le ginocchia al petto, le mani di taglio, col mignolo appoggiato al pavimento come se volessi tagliare il pavimento. Stendo le gambe al soffitto con i talloni che spingono lontano e le mani vogliono affettare il pavimento. E piego, estendo. E piego, occhio a tenere sempre le spalle giù e il collo allineato. Vado, stendo e piego, stendo e piego. Sistema bene le tue spalle, controlla che siano lontane dalle orecchie e che il collo sia rilassato. Stiamo facendo un attimo di relax e di allungamento. Non ci devono essere contrazioni se non quelle delle spalle che spingono continuamente in giù. Rimango con le gambe tese, stendo le punte, appoggio le mani al pavimento, porto tutte e due le gambe verso il naso senza alzare il bacino, disegno un cerchio grande andando con tutte e due i piedi a destra, passo dalla diagonale avanti, vado a sinistra, riporto al naso e ritorno al centro. E vado, adesso andiamo dall'altra parte, naso, sinistra. Diagonale avanti, destra, naso e centro. Occhio alle spalle. Naso, destra, avanti, sinistra e naso, centro. E naso, sinistra, avanti, destra, naso, centro. Rilasso. Lascio tutto. Questo esercizio ci è servito per riposarci. Adesso continuiamo. Mani lungo il corpo, ginocchia al petto. Stendo tutte e due le gambe verso il naso, spingo le mani nel pavimento e sollevo il bacino. Rimango col bacino su, piego le ginocchia e srotolo. Spingo bene le mani nel pavimento per controllarmi lentamente. Stendo, tiro sul bacino, piego le ginocchia, srotolo facendo leva sulle mani, occhio a non dare botte. Porto le ginocchia al petto, stendo le gambe indietro, piego e srotolo, occhio a non dare botte. E stendo, vado indietro, piego e srotolo, piano piano rilasso. Stendo tutte e due le gambe al pavimento, talloni che spingono lontano, braccia al soffitto, palmi delle mani che si guardano, inspiro. Butto fuori, salgo, vado a prendere tutte e due le dita dei piedi. Inspiro, appiattisco la schiena, tiro le dita verso il petto, tiro sulla testa, spingo la pancia nelle cosce. Butto fuori, curvo la schiena e srotolo una vertebra dopo l'altra al pavimento. Eccomi, io tiro via la barra d'Alice e vado, salgo. Tiro bene la schiena, srotolo e scendo. Vado, inspiro, butto fuori, mi arrotolo, vado a prendere le dita dei piedi, tiro bene, curvo e srotolo giù.
Inspiro, butto fuori, salgo, schiena curva, prendo le dita dei piedi, appiattisco, ricurvo e srotolo. Inspiro, butto fuori, salgo, vado a prendere le dita dei piedi, con la schiena curva, prendo le dita dei piedi e rimango. Inspiro, appiattisco, butto fuori, stacco i talloni dal pavimento e cerco di tirare bene la schiena. Appiattisco la schiena, stacco i talloni, guardo il soffitto. Inspiro, appiattisco la schiena, tiro sui talloni. Inspiro, appiattisco, guardo su, stacco i talloni. E scendo, srotolo. Rimango seduta. Rilasso un attimo le gambe. Vado con le gambe in posizione della farfalla, le piante dei piedi sono unite, le mani sono indietro, la schiena è dritta, leggermente indietro, come se fossi su un asdraio. Inspiro in arco, la schiena vado in anteversione del bacino, butto fuori, retroversione del bacino. Ombelico dentro, trattengo la pipì. Inspiro in arco e butto fuori, curvo. Inspiro in arco e fuori, curvo. Inspiro in arco. Ovviamente la curva dipenderà dalla forma della tua schiena. Chiudo le ginocchia, abbraccio le ginocchia e appoggio la fronte. Mi chiudo e rilasso tutto. Adesso lascio lì le gambe piegate con i piedi appoggiati. Porto le braccia in avanti e allungo bene la schiena. Inspiro, butto fuori, curvo, retroversione del bacino, rimbalzo due volte indietro e torno su con la schiena piatta. E vado indietro, rimbalzo, rimbalzo, torno schiena piatta. E vado, rimbalzo, rimbalzo, torno con la schiena piatta. E vado, trattieni sempre la pipì. Rilasso, lascio. Ognuno come vuole. Riporto le ginocchia piegate. Vado ad appoggiarmi indietro sui gomiti, tenendo bene le spalle aperte. Porto tutte e due le ginocchia al petto. Talloni uniti, punte ginocchia separate. Non caricare troppo la cervicale tenendo indietro la testa, stendo tutte e due le gambe in avanti e torno. Non affondare nelle tue spalle, due, e torno. Poggia bene le mani, occhio a non inarcare la schiena. L'altezza dei piedi decidila tu in base a quanto riesci a tenere la schiena ferma. Diciamo sempre 10, ma con la libertà di sempre. Ok, rilasso, lascio tutto. Ritorno su, ginocchia piegate, abbraccio le ginocchia. Vado con la schiena curva, risucchio l'ombelico, stacco i piedi e poi stacco le braccia e le gambe. Occhio a non cadere, stendo, cerca bene il punto del sedere che ti faccia star su e occhio a non essere nella piega del lettino se lo stai facendo nel reformer come Alice. Vado, stendo. E piego,
Estendo e piego. Stendo. Se non riesci a stendere fino in fondo, fa niente, non ti preoccupare. Rilasso. Lascia bene tutto, respira. Ci mettiamo a quattro zampe in quadrupedia. Inarco la schiena, butto fuori l'aria, dentro l'ombelico trattengo la pipì, spingo le spalle. Inspiro, inarco e butto fuori, dentro risucchio, spingo. E vado, inarco. E curvo. Rimango con la schiena piatta. Faccio un passettino in avanti con le mani. Appoggio il piede destro in mezzo alle mani. Ok, sto bene attenta di non avere il ginocchio oltre il piede. Quindi tutt'al più sposto il piede ancora più avanti, spingo il bacino in giù e rilasso bene. Lascio bene tutto, lascio bene il bacino. Rimani in quella posizione. Piano piano torni. E ritorna. Ok, posizionati bene. Giro le dita del piede sinistro e vado indietro con il sedere, spingo lontano il tallone destro. Arriva dove puoi, non sforzare troppo. Spingo, spingo, ognuno come può. Non sforzarti, lascia che sia il peso del tuo corpo a rilassare i muscoli. Torno e ritorno in quadrupedia. Cambiamo piede, un passone col sinistro e porto il piede in mezzo alle mani. Spingo avanti il bacino. Il ginocchio sinistro non deve superare le dita del piede. Giro le dita del piede destro, appiattisco bene e poi vado col bacino indietro e spingo lontano il tallone sinistro. Non sforzare, cerca di lasciare andare al peso. Piano piano lascio. Ritorno a quattro zampe, porto le mani più avanti della linea delle spalle, punto i piedi dietro, vado in avanti e stacco le ginocchia per andare nell'ariete o plank. Torno indietro e non riappoggio le ginocchia, rimango in quadrupedia sospesa. Vado avanti, spalle, bacino, ginocchia e piedi allineati. Torno indietro senza appoggiare le ginocchia. Vado e torno. Tieni bene le spalle, i glutei e gli addominali. Rilasso. Sto in posizione di riposo, rilasso tutto, lascio anche i polsi e le spalle. Ritorniamo a quattro zampe. Mani più avanti della linea delle spalle, piedi girati. Questa volta vado in avanti nell'ariete. Poi spingo sul bacino, le spalle indietro, la pancia verso le cosce, vado indietro nel cane a testa in giù, tipico dello yoga. Vado avanti nell'ariete e torno indietro, spingo la pancia nelle cosce. Vado avanti e torno indietro. E torno.
Facciamo l'ultimo, vado avanti e torno indietro. Piego le ginocchia e rilasso tutto. Lascio tutto per andarmi a sdraiare a pancia in giù. Mani sotto la fronte, apro tutte e due le gambe, larghe un pochino più del bacino e porto su tutte e due le gambe tese. Diciamo che ne facciamo sempre 10. Ognuno arriva dove può, occhio a non caricare le spalle e non piegare le ginocchia. Movimento anche piccolo, ma il movimento deve essere corretto, non importa oggi farlo grandissimo. Fatti 10 e rilasso. Riporto su le gambe, unisco le gambe, le riapro e le appoggio giù. Salgo con le gambe staccate, unisco, riapro e scendo. Sempre 10, su, unisco, riapro e appoggio. Su, unisco, riapro, appoggio. Rispetta anche in questo i tuoi tempi, ma tieni giù le spalle. Rilasso tutto, unisco i piedi, porto le mani sotto le spalle e tutto l'avambraccio appoggiato fino al gomito. Unisco bene i piedi. Vado su con la testa senza alzare il gomito e scendo. E salgo, piedi uniti, collo lungo e scendo. Salgo e scendo. Scendo, porto le mani vicino al petto, portando su i gomiti, sempre piedi uniti, gomiti attaccati, ascelle strette. Sollevo tutto il busto facendo leva sulle ginocchia con la schiena piatta. Scendo con i gomiti stretti. Vado, se vuoi farlo completo, quindi sollevare anche le ginocchia, puoi farlo, ma gira le dita dei piedi e scendo. Vado, salgo, tengo i gomiti stretti e scendo. Vado, salgo e ancora. Tengo bene la pancia, non inarcare la schiena e giù le spalle. Faccio l'ultimo, salgo e scendo. Lascio tutto. Porto le mani lungo il corpo, i piedi uniti, cammino, cammino con le mani, con i palmi verso il basso, tiro sulla schiena. Salgo, apro bene le spalle e scendo. E salgo, ovviamente Alice va tantissimo su, tu fai quello che puoi fare oggi. Vado su e scendo. E su e scendo. Rilasso tutto e vado in posizione di riposo. Lascio, appoggio bene la testa giù e rilasso tutto. Sedere sui talloni, braccia lunghe lunghe. Appoggia pure la testa al pavimento per lasciare andare completamente tutto. Mi siedo
con le gambe più aperte che posso, le mani sulle tempie, porto il gomito dietro il ginocchio e torno. Vado dall'altra parte e torno. E vado. Immagina di scivolare su un muro, quindi non curvare la schiena. La schiena deve essere sempre dritta e quando passo dal centro mi allungo verso l'alto. Apro le braccia, giro i palmi verso il basso, ruoto intorno alla colonna e vado a segare col mignolo il quinto dito del piede. Ruoto e vado a segare. E torno. Voglio tagliare col mignolo il quinto dito del piede. Ok. E torno, vado, sicuramente ci sarà una parte più trattenuta dell'altra. Cerca di farlo in maniera simmetrica. In questo caso oggi Alice ha male alla gamba e quindi fa quello che riesce. Ricordati anche tu di fare sempre quello che il tuo corpo ti dice e ti chiede, non andare oltre. Lei è molto elastica, ma oggi non, il suo corpo le chiede di non farlo. Impariamo anche a fare questa cosa. Ci risdraiamo al pavimento, le gambe tese, le mani lungo il corpo. Inspiro, trattengo bene la pipì, tiro dentro l'ombelico. Giù bene le spalle. Cammino con le mani verso i piedi, mi tiro su, vado a sedermi e porto il ginocchio destro al petto. E poi srotolo e scendo giù. E vado, sinistra, salgo e scendo. E salgo, tiro sul ginocchio. E scendo, ricordati di non buttare in fuori la pancia e di non tirare sulle spalle. E scendo. Scendo, vado col sinistro e scendo. Adesso, se te la senti, vai su con tutte e due, solo due volte. Salgo su con le ginocchia piegate e scendo, srotolo piano piano. Salgo. Scendo, l'ultimo, se te la senti, lo facciamo con le gambe tese. Quindi salgo, stacco tutte e due le gambe tese, rimango, rimango e scendo. Perfetto, ci rilassiamo. Bravissime. Adesso, per finire, ginocchia piegati, piedi aperti come il bacino, mani lungo il corpo con i palmi verso il basso. Sollevo i talloni, quindi appoggio solo le dita dei piedi. Sollevo il bacino e scendo. Sempre 10, 2, scendo. 3, scendo. 4, scendo. 5, scendo. 6, scendo. 7, scendo. 8, scendo, 9, scendo, 10, scendo, rilasso. Appoggio tutto il piede, sollevo il bacino, se te la senti, spingi con le mani il bacino ancora un pochino più su. E srotolando una vertebra dopo l'altra e massaggiando tutta la schiena, scendi giù. E vado su, spingo il bacino e srotolo la schiena. Vado su. Ancora uno, spingo sul bacino, spingo un pochino e srotolo. Massaggia proprio.